super recensione su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te per una nuova recensione di un prodotto stupendo, le roller gel della Pentel, delle penne che scrivono sulla stoffa ma scrivono come fossero delle normali penne a sfera, delle normali penne che tutti siamo abituati ad usare, e quindi per scrivere sulla stoffa delle parole come se le scrivessimo sulla carta, per fare disegni precisi con dei rigori piccolissimi come se li facessimo sulla carta. È un'invenzione bellissima, dai colori vibranti e squillanti, ma è inutile parlarne, perché non mi credereste. Andiamo di là e andiamoli a provare insieme. Oggi voglio farvi scoprire i gel roller for fabric della Pentel, delle penne a sfera, diciamo così, in gel per scrivere sui tessuti. La bellezza di queste penne che io possiedo in colore blu e rosso è che si comportano proprio come delle penne normali a sfera, con la differenza che rimangono indelebili sulla stoffa. Hanno una punta da un millimetro e vedrete adesso che capacità di precisione appunto hanno. Faremo una cosa semplice, giusto per vederne il tratto e per fissarne quindi il risultato col ferro da stiro. Allora, si passa come una normale penna, come vedete, e appunto si lavora semplicemente con la punta, come fosse una penna che usiamo per scrivere, quindi capirete bene che il tutto risulta molto molto facilitato. Il tratto è sottile e può essere anche quindi usata per scritte, tipo io sono romanticona, oggi scrivo l'amore è la cosa più bella. E poi mi sento come una teenager che scrive sul diario, perché sì, la sensazione è proprio quella, e anche la facilità di immissione. E vado così a riempire di ghirigori il mio soggettino. Io ho scelto un cuoricione che posso però poi andare a riperfezionare anche con la penna blu, dando quindi una diversa tonalità al contorno e una precisione di grande effetto. Quando direte che le cose così fatte con tale precisione le avrete fatte voi, impazziranno tutti. Ora io vi faccio vedere come sono precisi facendo una cosa minuziosissima qua dentro, e poi, come vedete, non ho neanche messo il cartoncino sotto, proprio è stoffa pura buttata così, e poi andremo a fissarla insieme e vi dirò le mie impressioni. Adorabili, allora, di una precisione pazzesca, di una scrivenza incredibile, costanti lungo tutto il percorso, minuziosissime, veramente veramente belle. Se, una volta che si comincia è difficile dire la parola basta, però scrivono bene, sono precisissime, vanno in punti estremi. Ognuno di questi tratti che ho voluto fare non li ho fatti tanto per,
ma è fatto per provare una determinata cosa, la linea, le palline, guardate qui come ha colorato in mezzo a queste sorte di ciambelline, diciamo così, in maniera precisa. Insomma, non sbavano, le linee le tengono, le curve le tengono, fanno tutto quello che volete voi, come lo volete voi. Potete anche semplicemente scriverci, rivoluzionate i vostri guardaroba, perché da oggi si può in maniera molto molto semplice con questi gel roller for fabric della Pentel. Ve li consiglio? Sì. Adesso però fissiamoli insieme e vediamo come risultano una volta fissati con il ferro da stiro. E allora, carta forno, ferro ben caldo e passiamo così in maniera rotatoria il ferro su ciò che vogliamo si fissi. Non ho trovato nessun tipo di istruzione su questo gel roller for fabric, quindi io lo fisso comunque a calore, ma in realtà non so se vada fissato oppure no. Credo di sì, credo che si comporti come tutti i colori per stoffa che vanno fissati a caldo. Ok, e voilà, è sì che va fissato, perché cambia proprio la texture del colore, che diventa un tutt'uno con la stoffa, e in questo caso è diventato una sorta di ginzato bellissimo, bellissimo. Leggermente abbandona, vabbè, la brillantezza di quando è fresco, e diventa, come è stato per i Fabric Fun, e diventa della stessa dello stesso finish della stoffa su cui insiste, sembrando proprio una stampa più che un disegno. Ora proviamo a lavare in acqua calda. E allora riempiamo, io qui su lo faccio nel lavello, riempiamo detersivo, abbondiamo, e sempre il giorno in cui ho buttato questo, non ve l'ho fatto vedere, e butto dentro anche questo perché è l'unica stessa polvere. Ok, stropicciamo, lascio in ammollo e poi vado di risciacquo. Ok, risciacquato, come vedete non ha stinto, non ha variato nella cromia. Adesso asciughiamolo e vediamo il risultato finale. Ecco il nostro bel disegno fatto a penna dopo l'asciugatura del tessuto. Intonso, non ha perso niente niente di colore, i colori sono rimasti tutti al loro posto, lavato con acqua calda. Guardate la scritta come è rimasta precisa, neanche una sbavatura, perfetto. Queste penne roll in gel sono fantastiche. La bellezza di questi gel roller, come è stata per i Fabric Fun, è che proprio non sembrano disegnati, non sembrano applicati, sembrano proprio far parte del tessuto stesso una volta stirati. Quindi provateli, divertitevi, perché sono veramente divertenti. Uno di voi sarà il fortunato vincitore di questi gel roller for fabric della Pentel. Basterà lasciare un commento qui sotto al video, uno o più commenti, fino a 100.000 vanno bene, ed essere iscritto ai miei canali Arte per Te, Blu con una K, e il canale Ombretta, quello nuovo nuovo. Incrocio le dita per uno di voi che avrà la possibilità di provare questo divertentissimo modo per disegnare sulla stoffa o scrivere sulla stoffa in maniera super precisa. Bene, adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo, che ho ancora qualcosina da dirvi. Visto che belli, e visto dopo il lavaggio che brillantezza, ancora di più dei pastelli Pentel che vi ho recensito la volta scorsa, che erano già ottimi come resa per un pastello da tessuto. Queste invece è come se rimanessero lì per sempre, come nel momento in cui le avete stese. Sono dei prodotti buonissimi, sinceramente io devo ringraziare, l'ho scritto anche sul canale l'altra volta, sono felice di aver aperto il canale anche per il fatto di conoscere questi materiali che altrimenti magari difficilmente avrei conosciuto. La Pentel, per esempio, è un'azienda che mi ha stupito positivamente. Tutti i prodotti che mi ha mandato sono stati dei prodotti super belli. Posso serenamente consigliarvela come azienda. Quando trovate dei prodotti Pentel, sicuramente io mi accosterò con fiducia. E vi dico questo, non essendo pagata dall'azienda. Arte per Te, con le recensioni, funziona così. L'azienda mi manda il prodotto, io decido se recensirlo oppure meno, a seconda se mi piace oppure no.
ma non vengo pagata. È un servizio che svolgo perché credo sia utile far conoscere i prodotti alle persone. E dopo che li provo li mando a casa vostra, così come queste roller gel per tessuti che arriveranno a casa vostra. Commentate qua sotto al video come i pazzi, lasciate quanti commenti vorrete ed io in questa data che state vedendo adesso procederò con il sorteggio. Un fortunato di voi riceverà queste roller gel pen che vedrete saranno bellissime e dopo che le avrà usate lo prego sin da subito di lasciare la sua di recensione qui sotto a questo video per confermare le mie parole o per confutarle, per dire no Ombretta, non è assolutamente come dici tu. Ma non accadrà, statene certi, perché li ho testati ben bene. Regole per partecipare? Molto semplice, essere semplicemente iscritti su Arte per Te, su 2 Corona K e sul mio terzo canale Ombretta. Lasciare quanti commenti vorrete e forse la fortuna busserà anche a casa tua stavolta. Bene, io sono contentissima di aver recensito questo prodotto nella fattispecie e di aver potuto recensire i prodotti della Pentel. Ringrazio l'azienda per aver avuto fiducia nelle recensioni di Arte per Te e per aver fatto sì che sia io che voi possiate provare i loro prodotti attraverso appunto Arte per Te. Spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, scrivetemi sulla stoffa un bel pollice in su e anche su YouTube e soprattutto condividetemi. Condividetelo sulle vostre pagine Facebook, lasciatemi tanti commenti in modo da tentare la sorte e noi ci rivediamo presto al prossimo video, ciao! Buonasera a tutti e benvenuti al sorteggio dei Fabric Fan del Marker Textile Pentel, un sorteggio a cui state partecipando in più di 3.000, un premio ambitissimo. Ho già eliminato i commenti fuori tempo massimo e il mio stop ai commenti, ho già selezionato l'URL che adesso vado a copiare insieme a voi. E incollo sulla pagina di suadeo.ch che è appunto il mezzo con cui sorteggeremo. Incrocio le dita per uno di voi e andiamo a vedere chi sarà il fortunato vincitore. Chi è? Anna Amato! Anna, sei tu la vincitrice! Complimenti! Anna Amato ha vinto e mi dispiace per tutti gli altri, ma sono felicissima per lei. Che ha scritto wow che figata, eh sì, sono proprio una figata. Quindi Anna, con questo commento allegro tu hai vinto i colori della Pentel, facci sapere come ti trovi con loro. A tutti gli altri dico non demordete perché mi raccomando sono già in palio i roller gel della Pentel, non ve li fate scappare assolutamente, partecipate al prossimo giveaway e vedrete che sarete più fortunati. Io incrocio sempre le dita per voi. Grazie a tutti per aver partecipato. Brava Anna per aver vinto. E fammi sapere entro la settimana il tuo indirizzo. A tutti buona serata e in bocca al lupo per il nuovo giveaway. Un bacio, ciao!